Non è mai una partita come le altre, non è mai una partita dove in palio ci sono solo tre punti. Nel derby under 21 tra Eagles e Buonaonda ci sono in palio anche valori quali l'orgoglio e l'onore, e può garantire alla vincitrice di questo confronto un'iniezione di fiducia fondamentale per il prosieguo del campionato. Dal Palameucci di Aprilia un cordiale buongiorno da Enrico Pasquali Coluzzi. Dunque pronte le due squadre, si comincia in questo momento con il primo possesso dunque in favore della squadra Modesti, che deve lottare in mezzo a tre, e poi intervento difensivo. Ancora il tiro in porta da parte di Modesti, la parata, la respinta del portiere dell'Eagles non è finita, c'è ancora lo stesso Modesti che calcia in porta a colpo sicuro. Buonaonda che adesso prova subito con questa trama offensiva interessantissima, ma sbaglia Modesti. Adesso rimessa in favore della Buonaonda, Gentili, Zigulic, finta di Zigulic, il destro di Zigulic, la parata da parte di Torre. Ancora il tiro in porta, il gol dal nulla, è arrivato il tiro da parte di Tedeschi. Anzi, scusate, di Mazzocchetti ovviamente, ha segnato dunque il gol del vantaggio, il numero 8 della Buonaonda, che adesso usufruisce di una rimessa. Il destro e poi non riesce a correggere in rete. Altra rimessa laterale, pallone dentro, ancora nel cuore dell'area di rigore, si gira e segna il gol del 2-0. Mazzaferri è riuscito a trovare, non si sa come, un pertugio. Todisco, finta da parte di Todisco, se ne va bene, poi calcia di destro. Cerca di proiettarsi in avanti adesso Zucchi, il destro di Zucchi, la respinta di piede da parte di Martelli. Eagles che adesso ci riprova, prova la conclusione in porta improvvisa, Tedeschi trova la respinta del solito Martelli. Zucchi, pallone dentro per Tedeschi e poi arriva il doppio intervento ancora di Martelli, provvidenziale. Buonaonda che adesso sta rischiando in difesa con Zucchi che decide di proiettare questa azione in avanti, incredibile, nuova parata da parte di Martelli. A Tedeschi questo pallone, bravissimo Tedeschi, in mezzo a tre, vince tre contrasti e poi a sinistra c'è il tiro a colpo sicuro che va sul fondo. Riparte Spinaci, ha affidato questo pallone a destra per il solito Tedeschi che ha cercato la conclusione sul secondo palo, non c'è arrivato Buce, altra chance che sfuma veramente per un nulla. E poi dall'altra parte arriva il palo colpito dalla formazione della Buonaonda. Siamo sempre dunque 2-0, adesso la Buonaonda che cerca di impostare nuovamente, pressione furibonda e poi il doppio tentativo, incredibile parata da parte di Martelli, la possibilità di arrivare al gol e adesso ci prova ancora con Cucuzzella prima e Spinaci poi. La squadra dell'Eagles con difficoltà si è salvata anche in questo caso. La Buonaonda, altro pallone che viene dato a destra, Tedeschi prende la mira, ancora un incredibile Martelli, nuova azione, cade a terra, non c'è fallo però, allora c'è Spinaci, tutto solo palo da parte di Spinaci. Cucuzzella che riconquista il pallone, momento della partita molto caotico, molto confuso, un calcio subito da Zigulic, dal numero 6, attenzione perché l'azione non è finita, arriva il gol del 2-1 da parte dell'Eagles, un'azione davvero molto confusa, conclusa da Spinaci. Il pallone che viene giocato in avanti, esce bene, con grande scelta di tempo Torre che se ne va da solo, Torre rischia, ma da questo pallone d'oro al Cucuzzella che poi alla fine sbaglia la due passi. Comunque sia si prosegue adesso con Buce. Ancora una bella giocata da parte di Cucuzzella che poi cerca il diagonale. Buce che dà il via a questa nuova azione, cerca Zucchi, lo spunto e poi arriva il gol del pareggio da parte di Davide Tedeschi. Un'azione che è stata congegnata davvero benissimo dalla squadra dell'Eagles nei minimi dettagli. È arrivato il pari dunque da parte di Tedeschi, era nell'aria. Ma anche nel finale del primo tempo avevano davvero dato vita a tante occasioni da gol, altro tiro a fari spenti è arrivata questa conclusione da parte di Zucchi. Le due squadre si stanno affrontando in maniera davvero anche fin troppo istintiva, traversa intanto colpita da Mazzocchetti. Tanti errori però dobbiamo dire nei disimpegni da parte della squadra Orange. Eagles che prova ad approfittare, doppia occasione capitata sui piedi di Marra. Tutta la parte finale del primo tempo e in questo secondo l'Eagles è stata decisamente più intraprendente. Attenzione a questo 3 contro 1 che si sviluppa in maniera micidiale, arriva il gol del 3-2, arriva il gol del 3-2, l'ha segnato Modesti. Questa ripartenza fulminante, esiziale da parte della Buonaonda, Gentili è stato davvero intelligente nel pescare il proprio compagno di squadra Modesti. Ancora Buce che ha allargato il pallone verso il proprio compagno di squadra, si trattava di Zucchi, dentro per Tedeschi che trova il gol del pareggio.
Tedeschi si è girato ed ha concluso nel cuore dell'area e ha trovato l'angolo alla sinistra del portiere Martelli, 3-3. Mazzaferri non ha potuto ricevere, dall'altra parte uno contro uno, sponda da parte di Marra, il destro da parte di uno scatenato Tedeschi, trova solo l'esterno della rete, non è finita. Attenzione adesso a Todisco, altro tiro da parte di Todisco, fischio al direttore di gara, parte Todisco, il destro e la parata da parte di Martelli, che nega dunque la gioia del gol al capitano avversario. Finisce qui un confronto davvero meraviglioso, due squadre che hanno davvero onorato questo derby nel migliore dei modi, con la buona onda che è stata in vantaggio 2-0, poi recuperata dall'Eagles, nuovamente avanti 3-2, altro pareggio, finisce dunque 3-3. Applausi che meritano tutti i protagonisti di questa fantastica partita, finita in parità 3-3, e dunque con questo score vi diamo appuntamento alle prossime partite. Un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal, da Enrico Pasquali Coluzzi in voce e Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.